Questa prima puntata di Piazza Campania, il talk show di informazione, attualità, cultura e non solo. Piazza Campania è un settimanale che va in onda ogni sabato alle 21.15 con repliche anche la domenica e il martedì. Un appuntamento dunque fisso, settimanale, in cui approfondiremo uno dei tanti temi legati al nostro territorio. Oggi iniziamo con il parlare dei rifiuti. Ricchissima anche la scaletta di questa prima puntata di Piazza Campania. Partiamo infatti con l'intervista a Paolo Chiariello, che è giornalista del TG Sky 24. Con lui parleremo del suo libro Monnezzopoli, che sarà presentato proprio qui in Piazza Campania. Benvenuto Paolo. Buonasera, buonasera. Paolo Chiariello ha scritto un libro, Monnezzopoli, la grande truffa che punta i riflettori su un tema di grande attualità e di drammatica attualità, oserei dire, che è quella dei rifiuti. Dunque Paolo, una grande truffa perché? Una grande truffa perché io credo che sia lo scandalo più grande della Repubblica Italiana dopo lo sperpero di denaro pubblico per il post terremoto, e noi sappiamo di che cosa parliamo visto che siamo in Campania. Per risolvere l'emergenza rifiuti in questa regione lo Stato italiano ha speso 2 miliardi di euro e le immagini della nostra regione sono sotto gli occhi di tutti, nostri e soprattutto dei cittadini di tutto il mondo. Infatti quello che spesso dico io è che l'emergenza più grave non è quella che stiamo vivendo in questo momento, ma forse quella che vivremo in futuro da qui ad un paio di mesi, quando vedremo sempre meno turisti attratti non solo e non già da Napoli e dalla Campania a causa di queste immagini tremende, di questo disastro ambientale che abbiamo esportato in tutto il mondo, perché queste immagini di sacchetti di rifiuti, di discariche a cielo aperto le vediamo in ogni parte del mondo, su tutti i network internazionali. E dicevo, l'emergenza futura è il minor afflusso di turisti in Campania e nel nostro paese, cioè nella nostra Italia, e poi dal punto di vista strettamente economico una minore esportazione di prodotti agricoli della Campania. Questo è un altro aspetto sconvolgente, perché sulla pelle di questa regione, a causa dell'emergenza rifiuti e con una speculazione che non ha nessun senso, si sta facendo praticamente carne da macello dei prodotti agricoli campani, che mai come in questo periodo di gravissima emergenza rifiuti sono controllati dal punto di vista sanitario prima, durante e dopo. E invece la stampa internazionale, la stampa di altri paesi, sia per il turismo sia per i nostri prodotti agricoli, ovviamente gettano fango su questa regione, in modo tale che magari in maniera interessata qualche turista del Nord Europa o comunque del Nord America, una volta arrivato alle Alpi, invece di fare come Annibale, valicarle ed entrare in Italia, magari gira a destra e se ne va in Francia, oppure gira a sinistra e se ne va in Grecia o in altri paesi, così come i nostri prodotti agricoli purtroppo li vedremo andare sempre meno sui mercati internazionali, perché si associa l'immagine di rifiuti per strada ad una cattiva immagine dei nostri prodotti agricoli, che lo ricordiamo sono buoni, sono genuini, sono controllati, ma che devono affrontare questa gravissima speculazione che, ripeto, non ha nessun senso sia dal punto di vista morale ma soprattutto dal punto di vista sanitario. Io vedo spesso che molti operatori commerciali del settore lattiero caseario, noi siamo nel casertano che è un comparto importante dell'economia di questa zona della Campania,
sono costretti addirittura a farsi rilasciare dei certificati che nella mozzarella non c'è diossina, una cosa assurda, perché pensa che ho letto su un settimanale tedesco, Stern, che è un settimanale che vende 5 milioni di copie in Germania, che siccome le bufale nel casertano brucano erba nei prati dove c'è spazzatura e siccome mangiano la spazzatura c'è diossina nella mozzarella. È divertente, come lo dico, ma fa ridere poco agli operatori del settore lattiero caseario del casertano. Ma ovviamente io addirittura so che alcuni commercianti mettono dei cartelli, naturalmente al nord e quindi fuori d'Italia, mettono dei cartelli con scritto la nostra mozzarella è buona, ed è assurdo questo. Allora, io ho letto a Berlino in alcuni ristoranti, e questo è l'aspetto più deleterio, ristorante di italiani che hanno fatto fortuna all'estero nel cuore dell'Europa, a Berlino, gente che fino a qualche anno fa scriveva entrate in questo ristorante, si mangiano solo prodotti italiani, entrate in questo ristorante, vi offriamo solo mozzarella di bufala campana, adesso all'esterno con scritte in tedesco ovviamente, in inglese scrivono potete entrare, non vi preoccupate, non vi serviamo prodotti italiani e soprattutto non vi diamo mozzarella di bufala campana. Questo è l'altro aspetto dell'emergenza che è molto serio, perché ci fa perdere ovviamente quote di mercato all'estero, in questo caso in Germania, che è una piazza importante. Ecco Paolo, ritorniamo naturalmente al tuo libro che sottolineiamo è edito da Tullio Pironti e che in 20 giorni ha, pensato un po', ha venduto circa 60.000 copie. Che ne pensi di questo boom che ha avuto questo volume? Te l'aspettavi? Ma diciamo che l'editore ci ha puntato perché ci ha fiuto, è un ottimo editore e quindi ha capito l'importanza di questo libro, ma non è un instant book che nasce per l'emergenza rifiuti, è un libro che nasce per far capire da dove ha origine l'emergenza rifiuti, perché non si riesce a risolvere questo problema e quindi va un po' incontro a quella che è l'indignazione di tanta gente che non riesce a capire per quale motivo ciclicamente ogni 6-7 mesi siamo costretti ad affrontare l'emergenza rifiuti. Quindi è un libro che spiega perché sono stati spesi 2 miliardi di euro e per quale motivo non è stata risolta questa emergenza rifiuti. Ecco Paolo, come sono stati spesi questi 2 milioni di euro, ovvero 4 miliardi di lire? Sono stati spesi per progetti inutili o per progetti utili nel ciclo dei rifiuti, che però sono stati lasciati in qualche cassetto, sono stati spesi per consulenze professionali a professionisti, amici e amici degli amici, e sono un vero e proprio scandalo perché gran parte di queste risorse arrivate dal governo nazionale sono state spese da una struttura che si chiama Commissariato Straordinario per l'Emergenza Rifiuti. Già il nome è un programma, anche perché non si capisce che cosa c'è di straordinario nell'emergenza rifiuti in Campania, visto che è da 15 anni che noi affrontiamo e come giornalisti raccontiamo l'emergenza rifiuti. La Campania non ha un ciclo di rifiuti, e questa è l'amara realtà. Io faccio sempre un raffronto che è semplice e di facilissima comprensione. Una regione come la nostra, che ha 5.700.000 abitanti, allo Stato ha una sola discarica a Serre nel Salernitano ed è una discarica regionale. Dopodiché non abbiamo un solo inceneritore, perché l'unico in costruzione forse verrà ultimato entro il 2009 e con ogni probabilità verrà dato in gestione ad una ditta se ne ricorreranno i motivi. Mentre un'altra regione che può essere l'Emilia Romagna, stesso tipo di popolazione, magari con un territorio diverso, sicuramente meno conurbato rispetto a quello campano, ci hanno 12-13 inceneritori di rifiuti e più di 20 discariche. È tutta qua, insomma, l'emergenza rifiuti in Campania. Noi non abbiamo un ciclo di rifiuti. E poi l'altro aspetto interessante, che ci tengo a dirlo, è che rispetto alle altre regioni del centro-nord, la Campania ha una percentuale di raccolta differenziata che è prossima allo zero, quindi da regione incivile, da quarto mondo. Questo lo diciamo perché si tende sempre a dare la colpa a qualcun altro, le cose vanno male per colpa dei politici, le cose vanno male perché non funziona bene il governo, le cose vanno male perché vengono sperperati i soldi, le cose vanno male perché noi non ci comportiamo bene, noi come cittadini. Senti, e i politici che dicono di questo? I politici in Campania
avendo a disposizione l'alibi, la foglia di fico che si chiama commissario straordinario, si autoassolvono, lo fanno spessissimo, loro non hanno nessun tipo di responsabilità perché di rifiuti, io dico ingiustamente, se ne occupa il governo nazionale. In tutta Italia della questione dei rifiuti se ne occupa il potere ordinario locale, cioè mi riferisco agli enti locali, la regione, le province, i comuni. In Campania invece se ne occupa un signore che si chiama commissario straordinario, che oggi è il super prefetto Gianni De Gennaro, ieri era un altro prefetto, l'altro ieri era un altro signore che ha sempre lavorato per quello che ha potuto fare per cercare di risolvere l'emergenza rifiuti, ma non ha mai incontrato né i favori delle popolazioni locali che si fidano poco delle istituzioni, e forse non tanto ingiustamente, né i favori dei rappresentanti delle istituzioni locali che molto spesso, più o meno ingiustamente, capeggiano da rivolte quando si tratta di aprire discariche vecchie e nuove, siti di stoccaggio provvisorio o costruire degli impianti che servono per il ciclo industriale. E poi le discariche sembrano essere sempre le stesse da 15 anni a questa parte, tu che dici? Sì, una delle critiche che si muovono ai commissari straordinari è quella di aprire con una facilità impressionante sempre le stesse discariche, pur sapendo a volte che sono discariche che dal punto di vista tecnico e sanitario non possono essere riaperte. Anche Gianni De Gennaro è passato per le forche caudine di un piano che già si sapeva quando è nato che non avrebbe funzionato, perché in tanti gli avevano spiegato, e mi riferisco anche a scienziati e a professionisti di provata moralità e credibilità, che spesso hanno lavorato gratis per i commissari ordinari e non a pagamento, avevano già spiegato che magari la discarica di Tre Ponti a Montesarchio era una discarica tecnicamente improbabile perché era già talmente satura che il rischio che far scivolare a valle i rifiuti depositati negli anni scorsi era un rischio altissimo. Stessa cosa dicasi per la discarica di Villaricca nel Napoletano o di Ariano Irpino, che sono discariche che andrebbero, non lo dico io ma lo dicono i tecnici, solo ed esclusivamente bonificate. Senti, questo tuo libro Monezzopoli è anche la storia della camorra, tu dedichi un libro proprio alla camorra? Sì, c'è un capitolo che è dedicato alla camorra e mi riferisco soprattutto al clan dei Casalesi, uno dei clan più potenti che per tanti anni ha fatto affari, ha ingrassato sul ciclo dei rifiuti. Non sempre però è la camorra che determina l'emergenza rifiuti, anzi piuttosto che esserne la causa è quella che, diciamo, si impadronisce del meccanismo per fare affari. Oggi però rispetto a ieri, quando la camorra era con due piedi nell'affare dei rifiuti, oggi la camorra è diventata un po' come il commissario straordinario, l'alibi per chi non vuole risolvere il problema dei rifiuti. Sai, c'è la camorra, sta vincendo la camorra, quando c'è spazzatura per strada vince la camorra, quando c'è spazzatura per strada perdono i politici locali che non sono in grado di risolvere l'emergenza rifiuti. Comunque sta di fatto che la regione Campania, Napoli ma anche la provincia di Caserta sono stremate da questa situazione, ma a che punto siamo? Beh, siamo ancora al punto di partenza perché, come dicevo prima, il piano di Gianni De Gennaro non ha funzionato, va rifatto, va riformulato sulla base di analisi nuove che gli sono state date e che lui con molta onestà ne ha preso atto e ha stabilito di non riaprire le vecchie discariche. Allo stato l'unico sacrificio che si è riuscito ad imporre alla popolazione locale è il sacrificio che è stato imposto a Santa Maria La Fossa, questo comune del Casertano, che si è visto aprire un sito di stoccaggio provvisorio da 350.000 tonnellate di spazzatura tal quale. Però non si risolve così il problema si risolve chiudendo questo benedetto ciclo dei rifiuti, perché funziona il ciclo dei rifiuti se si parte dalla raccolta differenziata, si riescono a trattare quella quota di rifiuti tolta dalla differenziata, se si riescono a mettere assieme queste ecoballe fatte però a norma, non balle come produciamo adesso che sono una grande truffa dei rifiuti, e se si ha un impianto che riesce poi a valorizzare i rifiuti, cioè a trasformare la spazzatura in energia elettrica. Noi allo Stato abbiamo fatto una cosa che io dico che è divertente, ma dimostra quanto siamo stupidi come italiani. Noi continuiamo ad alimentare un circuito economico che ci consente di portare all'estero e segnatamente in Germania quote importanti di rifiuti, 100.000 tonnellate al mese, 200.000 tonnellate al mese, e aumentiamo sempre di più questa quota di rifiuti esportati in Germania.
Arrivati in Germania, questi rifiuti che abbiamo caricato sui nostri treni, ovviamente ad un prezzo carissimo perché non è gratis la solidarietà che ci concedono altre regioni d'Italia o la Germania, questi rifiuti finiscono negli inceneritori tedeschi che producono energia e i tedeschi poi ci vendono, dopo aver preso i soldi per avere i rifiuti, ci vendono l'energia elettrica prodotta con i nostri rifiuti, perché noi siamo un paese dipendente energeticamente dagli altri paesi dell'Unione Europea. Beh, insomma, questa è la dimostrazione di quanto siamo fessi, chiedo scusa per il termine. Senti, nell'ultima parte del tuo libro, in modo particolare nell'ultimo capitolo, c'è una parte dedicata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che a Natale è stato qui in Campania, è stato a Napoli in modo particolare, e che ha lanciato un grido d'allarme. Infatti ha detto: aiutate Napoli ad uscire da questa tragedia. Sì, il Presidente della Repubblica si è comportato, come giusto così, in maniera deliziosa nei confronti della città di Napoli, che è la sua città, della regione Campania, che è la sua regione di nascita. Ha utilizzato la sua, gli inglesi la chiamano moral suasion, questo suo potere, tra virgolette, di interdizione sulle istituzioni per dire: sbrigatevi, muovetevi, come fece un po' Pertini quando ci fu il terremoto, no? Basta, insomma, non si può andare avanti così, aiutate Napoli, aiutate la Campania ad uscire da questa drammatica crisi. Spesso, diciamo, andando anche molto oltre rispetto a quelle che sono le sue prerogative di Presidente della Repubblica, ma dimostrando comunque un amore profondo per questa terra, forse quell'amore che noi cittadini della Campania dimostriamo di non avere tutti i giorni, magari lanciando i sacchetti di rifiuti per strada, depositandoli lungo le strade, di tutto e di più, non solo i rifiuti tal quale, e non comportandoci in maniera civile quando ci richiedono di fare la raccolta differenziata e noi non la facciamo, magari perché non vogliamo farla, magari perché ci scocciamo, e poi magari poi capiamo quando ci sono queste situazioni scioccanti che sarebbe utile, perché fare raccolta differenziata è un po' come cominciare a risolvere il problema. Non lo risolviamo del tutto, ma cominciamo a cercare di risolverlo. Un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte. Senti, tu in questi giorni, naturalmente in questi ultimi mesi, stai andando molto in giro, domani so che sarai a Ischia, tra l'altro Ischia è anche un po' la tua città, tu sei nativo di Napoli, ma so che ci ritorni sempre molto volentieri. C'è una domanda ricorrente che ti fa la gente, perché poi noi giornalisti diventiamo anche un po' un punto di riferimento, la gente vuole sapere, vuole conoscere, ci chiede notizie, e delle volte, soprattutto in questa situazione, ci troviamo anche un po' spaesati, non sappiamo che rispondere. Sì, quello che chiede la gente, quello che chiede di sapere la gente è che cosa pagheremo per questa emergenza rifiuti. E io dico sempre che, ed è un'analisi che fanno anche gli industriali, gli albergatori, chi è impegnato nel settore del turismo, noi pagheremo nei prossimi anni un prezzo altissimo sull'altare dell'emergenza rifiuti, ed è il prezzo che dicevo prima, cioè minor turismo, anche se ci sono queste zone della Campania, mi riferisco alle isole del Golfo, mi riferisco alla costiera amalfitano-sorrentina, che non hanno mai effettivamente patita l'emergenza rifiuti e però si trovano coinvolte in questo dramma. E quindi quelle immagini che vediamo dei paesini del casertano, del napoletano, sommersi dalla spazzatura, questi paesini che diventano un po' delle città martiri, no? Non sono i paesini della costiera immuni dall'emergenza rifiuti per tanti motivi, perché si è ritenuto di preservare queste zone proprio perché arrivano i turisti, perché magari in quei posti fanno un uso più accorto dei rifiuti, una produzione minore dei rifiuti, una raccolta differenziata. Ebbene, anche queste zone turistiche, che poi fanno anche un po' la ricchezza della nostra regione, patiranno in maniera seria e grave l'emergenza rifiuti che stiamo attraversando. Allora, chiudiamo questa intervista, Paolo, con un messaggio. Spero che sia un messaggio positivo. Il messaggio positivo, io direi che anche noi come cittadini dovremmo cominciare a porci una domanda. Non più a sperare, come facciamo spesso noi campani, che qualcuno poi viene e ci risolve il problema dei rifiuti, De Gennaro o i tedeschi o gli americani. Dovremmo cominciare noi a pensare che cosa possiamo fare per risolvere l'emergenza rifiuti. E sicuramente uno dei motivi che ci possono portare fuori da questa emergenza rifiuti
ripeto, è fare una buona raccolta differenziata. E quando ci sono istituzioni locali che non ce lo consentono, noi come cittadini dobbiamo pretenderlo, perché la raccolta differenziata è sì un dovere dei cittadini, ma è anche un dovere degli amministratori locali farla. Però gli amministratori locali dovrebbero smetterla di utilizzare come foglia di fico il commissariato straordinario. Bisogna pretendere di uscire fuori da questa situazione di straordinarietà e far ritornare i poteri nel settore dei rifiuti nelle mani delle istituzioni locali, la regione, le province e i comuni, come succede in tutta Italia. Comportarci da paese normale anche in questa parte d'Italia. Allora, grazie a Paolo Chiariello con Monnezzopoli, la grande truffa. Vi ricordo che qui c'è un piccolo banchetto dove troverete il libro, ma Paolo a qui a poco andrà alla Mondadori per una firma copie, e quindi lo troverete sicuramente lì, lo potrete anche salutare e magari avere una firma sul vostro libro. Grazie Paolo, grazie naturalmente a Tullio Pironti per il libro, e arrivederci presto. Io, se mi permette, volevo ringraziare Mondadori, il Centro Commerciale Campania e ovviamente Teleprima per l'ospitalità. Mi sono sentito a casa mia, grazie. Grazie a te, naturalmente grazie ai visitatori del Centro Commerciale. In questo periodo di disastro ambientale c'è che anche si ingegna a sfidare il pensiero negativo per ricordare a tutti che la Campania non è solo Monnezza, e lo fa con una provocazione mirata. Un sacchetto di plastica nero che vedete qui su questo tavolino, simile a quelli che in questi giorni, in questi ultimi mesi invadono le nostre città. All'interno c'è una t-shirt bianca con una provocatoria scritta "M'hanno fatto opaco". La provocazione parte da un sito casertano, Ubuy, ed è altro che una promozione del nostro territorio. L'idea parte da un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi di Santa Maria Capo Vetere. A raccontarci questa provocazione è Angelo Tescione, responsabile marketing di Ubuy, giovane ma affermato marchio del e-commerce relativo all'informatica da consumo con contatti non solo in Italia. Ed Angelo è qui accanto a me. Qual è lo scopo, Angelo? Allora, questa iniziativa nasce proprio nell'intento di voler dire basta, che l'apparenza inganna, qui in Campania si produce non solo Monnezza. Io rappresento la Ubuy, noi siamo un sito e-commerce che vende prodotti informatici e consumabile informatico su internet a clienti di tutta Italia, soprattutto non campani, soprattutto del nord Italia. In questi giorni, in questi mesi, questa emergenza rifiuti comunque ha dato un'immagine del nostro territorio che è molto negativa, ed è vero che in Campania ci sono i rifiuti, c'è questa emergenza, ma noi con questa iniziativa vogliamo dire non c'è solo questo, ci sono anche delle aziende che cercano di lavorare rispettando alti standard qualitativi e cercano di fare ogni giorno il loro meglio per raggiungere i propri clienti. Per fare questo noi ci siamo inventati, diciamo, questo modo, questa provocazione. In ogni ordine che i nostri clienti fanno su internet spediamo non solo la merce che loro ci hanno ordinato, ma insieme a ogni spedizione noi leghiamo questo sacchetto della spazzatura, simile a quelli che si vedono nelle strade delle nostre città. All'interno di questo sacchetto l'adesivo, che è lo slogan dell'iniziativa, è un comunicato stampa con il quale noi ci andiamo a spiegare perché abbiamo fatto tutto questo. E inoltre un omaggio per i nostri clienti per questa iniziativa. Ecco, voi siete partiti dagli organi di informazione, nelle redazioni casertane e credo anche napoletane sono arrivati questi sacchetti. Sì. Perché? Era anche un modo per farci vedere da parte dell'informazione, perché noi siamo partiti con questa iniziativa subito, senza aspettare riscontri da parte di altre aziende, da parte di organi di informazione. Siamo partiti con l'iniziativa mandando un comunicato stampa a tutti. Dopodiché abbiamo voluto rendere ancora più forte il messaggio, facendo questo invio anche nei confronti dei giornalisti, degli organi di informazione, per dare visibilità, dato che siamo un'azienda poco conosciuta, dato che lavoriamo solo e prettamente su internet, quindi online. Ecco, voi volete creare una catena del valore,
valore che è quello poi della provincia di Caserta in modo particolare. Sì, infatti noi sullo slogan, sul nostro adesivo scriviamo bello grande azienda Campania, campana. Azienda campana vuole essere anche un messaggio per dire noi non è che siamo solo noi il fiore all'occhiello di questa regione, che lavoriamo bene e quant'altro, ci sono tantissime aziende che producono e lavorano bene, e quindi un po' creare insieme a queste aziende una catena del valore, cioè unirci per gridare forte questo messaggio che ci sono aziende che lavorano e lavorano bene anche in Campania. Ecco, voi chiedete anche alle altre imprese, le altre aziende di prendere contatto con voi per creare dunque una rete? Sì, infatti nel comunicato stampa che abbiamo lanciato era proprio scritto questo, cioè cerchiamo anche altre aziende che vogliono unirsi a noi e fare proprio questo slogan, fare proprio questa iniziativa e casomai insieme a noi esprimere questa rabbia, questa volontà di voler dire in Campania c'è anche altro. Ecco, vogliamo ricordare il sito? Sì, il sito internet è www.ubai.it. Voi siete 5 ragazzi di età molto, mi sembra, compresa tra i 25 e i 30 anni. Sì, siamo un gruppo di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, sì. Ok, allora Angelo, in bocca al lupo. Credi. E sicuramente ci ritroveremo e ci verrà a raccontare come sta andando. Ciao. Okay, grazie. Andiamo avanti con il nostro talk show che andrà in onda, come vi avevo già anticipato, su Teleprima. Accanto a me c'è Maria Laura. Maria Laura è una giovane studentessa universitaria casertana che l'anno scorso, insieme ad alcuni amici, ha realizzato un video sull'immondizia, l'immondizia casertana, forse già prevedendo quello che sarebbe successo poi nel 2008 e prevedendo il dramma che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. Come vi è venuta quest'idea, Maria Laura? Allora, diciamo che già l'anno scorso, non so se ci si ricorda, insomma, già il dramma dell'immondizia cominciava ad incombere, nel senso che già si vedeva attorno ai cassonetti un'immondizia che non veniva raccolta, magari già c'era qualche problema per la questione Louttaro, che riguarda San Nicola in particolar modo, anche Caserta, e diciamo già c'era qualche problema in vista. E diciamo che per quanto riguarda questo video è stato realizzato grazie alla professoressa che insomma ci ha seguito. E chi è? La professoressa Giovanna Paolino. Diciamolo. E niente, in particolare l'abbiamo organizzato con i ragazzi della consulta, perché io sono stata la rappresentante della consulta l'anno scorso del mio istituto e con loro abbiamo fatto una... Diciamo, la nostra argomentazione principale è stato proprio l'ambiente e diciamo, i problemi che potevano riguardarlo. La nostra scuola ha presentato questo video che in particolare tocca un pochino tutte le situazioni che potrebbero dare qualche problema all'ambiente. L'immondizia, lo smog, cioè, insomma, ecco, si può vedere dalle immagini. Intanto vediamo, scusa Maria e Laura, vediamo anche per gli amici del Centro Campania che questo video che voi avete realizzato sta andando in onda sul maxi schermo. Queste sono riprese fatte l'anno scorso, quindi già vediamo l'immondizia che incombeva sulla... insomma. Una situazione meno drammatica di quello che stiamo vivendo in questi giorni, certo, sicuramente. Sì. Diciamo, vi ha dato delle soddisfazioni... Ovviamente questa realizzazione? Allora, questa realizzazione è stata portata ad un concorso, una sorta di concorso che è stato fatto grazie sempre alla consulta giovanile e sì, ha ricevuto qualche riconoscimento e sì, ha dato soddisfazione comunque, anche perché mi ha dato la possibilità appunto di fare una cosa che a me piace e quindi cioè, di farmi vedere, di... Certo, senti, c'era un titolo che non abbiamo citato? Quale? Un titolo di questo video? Ah sì, ITC Pavese. Va bene, allora bravi ragazzi dell'ITC Pavese che tra poco incontreremo anche per un'altra bella iniziativa. Grazie Maria Laura. Grazie.
sono circondata da un gruppo di ragazzi, sono i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Cesare Pavese, ovvero la band musicale Le Fibre Ottiche. Questa band nei giorni scorsi si è esibita proprio qui al centro Campania, su quel palco, sul palco della Piazza Campania, per una rassegna musicale Talenti in Piazza. Ed è stata una bella esperienza per loro, così lo chiedo ad Andrea che è qui accanto a me. Sì, è stata un'esperienza fantastica questa qui, infatti ringraziamo il direttore del Centro Campania, il dottor Gianni Russo, e la dottoressa Laura Puoti, e poi diciamo questa rassegna che è stata fatta dal Centro Campania è stata molto apprezzata da noi dei ragazzi delle Fibre Ottiche, perché comunque ci ha dato l'opportunità di farci conoscere in un ambiente comunque così rinomato come Piazza Campania e di avere la possibilità di... Ecco, cambiamo un attimo microfono, Andrea, scusami. Ecco, infatti come si può vedere anche nelle immagini del video, siamo stati molto apprezzati dal pubblico. Diciamo, infatti il nostro repertorio è variato su vari generi, possiamo ricordare musica napoletana e grandi successi del pop. Allora, scusami se ti interrompo, però io direi che è doveroso ringraziare anche i professori che vi accompagnano di continuo, che vi sono sempre vicini, ad iniziare dalla professoressa Giovanna Paolino, però c'è anche Giuseppe Mingione, c'è il professor Marco Lugni, il professor Ferdinando Ghidelli e la professoressa Marina Galasso. Prego. Infatti vorrei salutare la professoressa Marina Galasso che ha avuto un piccolo intervento e la vogliamo salutare delle Fibre Ottiche. Salve, un grande bacione. Naturalmente va a lei il nostro saluto. Tu, Maria Laura, vorrei aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere un attimino velocemente la storia delle Fibre Ottiche. Queste sono nate all'istituto nel giugno del 2006 ad iniziativa dei professori che hai appena elencato, Beatrice. E dobbiamo dire che è un gruppo...